Eccoci qua. Continuiamo il nostro smontaggio di tutto. Manca ancora, eh? Eppure una smontata di roba. Bando alle ciance. Andiamo. Oh my breath, just so I can hold you closer. Oh my heart, just so I can feel the break. I'm a lot, but I will never be a loner. To never love in all of my days. Al volante, tac, eccolo qua. Ora vediamo di affrontare questo maledetto cruscotto. Togliamo il contachilometri, il tachimetro digitale qua, e poi vediamo come viene via sto cavolo di cruscotto maledetto. Sometimes I wish that I didn't care. Allora ragazzi, ho fatto anche i pannelli porta e abbiamo tolto volante, cruscotto intero, sto andando avanti, car tablet touch, tutto, tiriamo via tutto. What the fuck? Oi, a mio cugino i cerchi da 16 della Passat. Boh, sta reagendo bene comunque. Ragazzi, cioè. No, alza ancora un po'. Ok, raga, sto impianto frenante, porca troia, è troppo grosso. Poi mi piange il cuore vederlo in queste condizioni. Era bello l'azzurro, ha ragione. Allora ragazzi, quest'oggi andiamo a vedere come si smonta sto cazzo di impianto frenante. Tutto, perché è arrivato il momento di affrontarlo ragazzi. Lo so che fa paura, ma è arrivato il momento di affrontarlo. Facilità con questo, venite a vedere, 24, ma come vedete è un bussolotto particolare, ok? Andrete così con estrema facilità a toglierlo. Non è vero raga, in pratica non so se vedete questo tubo gigante. Sì, questo, ecco, sì, è un tubo improvvisato. Abbiamo infilato qua così e abbiamo giocato di leve. Abbiamo provato in tutti i modi, raga. Se vedete c'è anche il compressore con la pistola ad aria pressione. Niente, unico modo vecchio, le leve ragazzi. Sometimes I wish that I didn't care. Bleeding my darkest. Una.
macchina, gli abbiamo rimesso i suoi originali, così quella ruota invece di stare lì va al suo posto, giusta? Che ne dite? Mamma mia, ragazzi, mi ha fatto sudare le sette camicie. Poi è iniziato a piovere all'improvviso, raga, goccioloni enormi. Per fortuna ero sotto il gelsomino io là sotto, e quindi là praticamente non pioveva. Qua pioveva, vabbè, faccio vedere che qua per terra è asciutto. Vabbè, comunque sono riuscito a rimetterla su quattro ruote, ragazzi, perché avevo da staccare il mio impianto frenante, no? Ci tenevo a far vedere quale fosse il mio volante. È questo, allora. Adesso giriamo a sinistra, quindi facciamo così e andiamo in giù, no? Vedete che gira? Allora, il mio fedele volante, ragazzi. Opa. Qua si è sganciato, perché giustamente se vai a sinistra sgancia, no? Quindi devo riandare a destra, stringere bene e riportare la ruota a sinistra. È bello complicato, eh? E niente, andiamo avanti nello smontaggio. Abbiamo tolto anche il fianchetto, tolto la barra davanti, ma passiamo ai radiatori. Iniziamo a far scomparire anche tutta questa. Oh my breath, just so I can hold you closer. Oh my heart, just so I can feel it break. I'm alive, but I would never be a loner. To never love in all of my days. Abbiamo tolto i fianchetti, ora andiamo avanti a togliere qui questa roba qua. Madonna, raga, l'entrato sempre più. Ora vado a mangiare. Siete mai chiesti cosa ci fosse sotto la moquette del pavimento? Bene, eccomi fuori dai camion. Ah, questo è come si presenta sotto, ragazzi. Altra spugna, altro materiale. Le pedanine d'argento. Oppala. Andiamo a togliere tutto, raga, perché... perché non voglio lasciargli neanche un cablaccio, quello va di sotto, quindi bisogna togliere tutto. Sganciamo tutto, anche qua ho svuotato tutto, raga. C'è tutta roba che ce l'ha, c'è il subwoofer, le parti dietro, lo scarico, il ruotino, eccetera. Tecnologia è l'avanguardia, raga. Un'altra roba che ho tolto i pannelli, ma i finestrini li ho lasciati su, quindi non so come farò ad andare a togliere questi piccoli dettagli. Adesso riordiniamo tutto questo, mettiamolo su. Mamma mia, ragazzi, che bolide, oh. Ma che cosa stiamo dicendo? Poi 1900, baby. Alright. È arrivato il momento, ragazzuoli. Sono lì. Andiamo a metterli su. Mamma mia, che spettacolo sono qui. Oh my heart, just so I can feel the break. I'm alive, but I would never be alone. So never love in all of my days. Until I'm never
minchia, valide, valide, figa. Sullo bolide, invece a sinistra abbiamo... Ah, mamma mia, raga, laggiù. C'è? Scadute ragazzi, e qua minchia raga è impennata. Mi hanno tolto l'assetto e minchia è impazzita. Anche il motore è andato raga, è tutto vuoto. Chi vuole un downpipe? Qua si fa già un po' di manutenzione, stiamo andando a sostituire la pompa ragazzi e andiamo a mettergli pianto frenante AP Racing qua, poverino accantonato, prendiamoci cura della macchina. Bene ragazzi, bene, abbiamo richiuso la pompa nuova là sotto, mi ha rimesso il liquido, intanto che c'ero gli ho rimesso anche quello là e adesso vi farò vedere come sta con gli AP Racing della Madonna, guardate Plac! E voilà ragazzuoli, AP rimontati. Never let my
anche questi comandi, la centralina 09, sono state asportate. Mozzo sempre più vuoto. Sto andando a smontare tutto il cablaggio, ragazzi. Facciamo fuori questo cablaggio, che me lo tengo. Tengo tutto. Oh. E via, tutto via, ragazzi. Portiamo via questa roba qua. Sai che ce lo alzi da di là? Che noi lo afferriamo da di qua. Vai, alzalo. Vieni fuori. Okay, qui, salta giù. Vai, sganciaci tutti i fili. Sai quanto costa tutto sto cablaggio? Figa, sei vuota. Dai, portiamoci su sta roba. Sì. Tolto tutto, ragazzi, si va avanti. Fra due giorni vengono col carro attrezzi e la portiamo allo sfascio. Oh, ragazzuoli, abbiamo tolto anche la valiera. Prendiamo questa guarnizione qua, non si sa mai. Queste che fanno, le tieni? Questi due braccetti qua, ovvio che sì, andiamo a staccarli. Li metto qua giù dietro di me oppure da dentro la macchina, secondo voi? Tolto come vedete dentro. Dai, vado. Mi metto dentro. Madò. E anche per oggi, ragazzi, abbiamo finito. Veramente la macchina in ogni suo pezzo. C'è veramente qualsiasi cosa. E la macchina fuori si presenta così. Ragazzi, è sempre più smontata. Assurdo. Andiamo a staccare il 1-8. Oh, è venuto via anche il pezzo di fango qua. Il 1-8 posteriore, oscurato originale Audi. Se volete, basta, penso che non ci sia più niente, ragazzi. Volevo portar via il gasolio, ma non c'ho la pompetta per prendermi la benzina. Però ci siamo, raga, ci siamo. Domani la portiamo allo sfascio carrozza. Demolizione Catania, belli. No.
La scarichiamo e smontiamo. Autodemolizioni Catania. Ragazzi, se avete bisogno pezzi di ricambio, sfascio? Tac. Madonna, che roba. Oh ragazzi, basta, adesso l'abbiamo completamente smontata. Come vedete è rimasta così sul telaio. Mi porto via gli ultimi pezzi, che le gomme grandi mio padre, anteriore, e ringrazio il buon Gio. Come il telaio me l'ha passato, almeno il telaio. Vabbè dai, un po' di ferro almeno, un po' di ferro. Ah, e tra l'altro c'è il gasolio, se non vuoi saltare in aria bisogna toglierlo, perché non avevo pompette. E guarda, stavo, perché anche questo qua è venduto molto bene, costosissimo. Cioè, recuperalo. Sono 200-300 euro. Che amo la mia Audi, infatti gli ho regalato un viaggio verso un paese di non ritorno. Vi ricordo ragazzi che qua vedete Gio, Autodemolizioni Catania. Se avete bisogno lo trovate come Gio Cupra su Instagram. C'è anche Autodemolizioni Catania, profilo. Quindi trovate anche quello, comunque vi lascerò tutto taggato qua sotto. E che dire raga, è stato un viaggio lungo. La macchina è definitivamente andata, la salutiamo qua. Purtroppo non potremo vedere se viene schiacciata da qualche parte, come venga distrutta. Magari ci farà qualche video Gio, ce lo manderà. Ora tenetevi pronti perché usciranno un sacco di video della Madonna col nuovo bolide che non avete neanche idea. E al di là di questo vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, che per me è molto importante, e senza le vostre iscrizioni tutto questo non esisterebbe, non sarei in giro a fare tutte queste stronzate, come direbbe mio padre. E vi ricordo di mettere un like, commentare, condividere il video a chi potrebbe interessare, e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.